Nei giorni scorsi sono stati pubblicati degli audio compromettenti di Silvio Berlusconi. Al Cavaliere non va giù la posizione che ha attualmente ed ha ribadito più di una volta la sua volontà nel voler comandare. Silvio Berlusconi è un politico di successo, ma spesso le sue scelte e i suoi atteggiamenti si sono rivelati essere piuttosto discutibili. L'uomo ha delle aspettative ben chiare, anche se spesso, quando non le raggiunge, inizia a comportarsi in maniera piuttosto strana. Sicuramente i risultati ottenuti dalle ultime elezioni politiche non sono stati di suo gradimento, in quanto il politico era convinto di vincere. La sua però non è una sconfitta totale, in quanto ha comunque avuto la meglio la fazione politica dello stesso Berlusconi. L'uomo quindi non governerà in prima persona, ma potrà svolgere degli incarichi di alta responsabilità che, a quanto pare, non conciliano con le sue esigenze. Nonostante tutto, degli audio incriminati mostrerebbero come l'ex premier continui a professarsi più che convinto della sua posizione, arrivando a dichiarare che, alla fine, sarà proprio lui a comandare. Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni sono i leader di due importanti partiti politici di centrodestra, ovvero Forza Italia e Fratelli d'Italia. Nonostante tra loro sia in corso un'alleanza, i due non sono mai andati particolarmente d'accordo, in quanto hanno avuto spesso da ridire, poiché portatori di idee completamente diverse. Pare che qualche giorno fa la Meloni abbia letteralmente perso la pazienza nello scoprire che Silvio Berlusconi avesse riallacciato i rapporti con Vladimir Putin. Il Cavaliere ha sempre parlato della grande amicizia che lo lega al Premier del Cremlino, ma forse in questo momento storico sarebbe meglio rivedere le proprie conoscenze. Sull'argomento è intervenuto anche Giuseppe Conte, che ha parlato della presenza di alcune lettere quasi romantiche che i due si sarebbero scambiati nell'ultimo periodo. Come se tutto questo non bastasse, sembra anche che Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi abbiano avuto da ridire qualche giorno fa. Pare infatti che l'ex presidente del Consiglio abbia fatto allontanare il compagno della Meloni da Mediaset, anche se ovviamente non esistono prove certe in merito. Dal canto suo Berlusconi avrebbe dato dell'arrogante alla Meloni, in quanto questa appare molto convinta delle sue idee e non è di certo pronta a scendere a compromessi per accattivarsi il consenso altrui. Ad ogni modo, Silvio Berlusconi continuerà a far parlare di lui, ancora a lungo poiché, nonostante non abbia vinto le elezioni, è convinto che prima o poi lo scettro del potere tornerà fra le sue mani. Qual è la vostra opinione su quanto espresso da Silvio Berlusconi? L'uomo è convinto delle sue capacità oppure è afflitto da grandissime manie di protagonismo? A voi i commenti! Metti mi piace e iscriviti al canale per ricevere gli aggiornamenti. Seguici anche su Telegram per ricevere le notifiche in tempo reale. Trovi il link in descrizione.